Buongiorno, siamo poliziotti, stiamo chiedendo che voi cittadini inviate una cartolina al Premier Renzi per avere maggiori risorse per quanto ci riguarda nel tema di sicurezza. Si sono improvvisati lavavetri questa mattina all'incrocio della Stanga per attirare l'attenzione degli automobilisti e lasciare loro un messaggio. Sicurezza per la lotta contro il terrorismo. Tagliate pure gli amici. Pettorina gialla, secchio, acqua e sapone, in mezzo al traffico per una mattina intera, hanno sventolato le loro bandiere. La loro denuncia è chiara, spiegano che non hanno dallo Stato i mezzi per poter affrontare la minaccia del terrorismo. Non siamo preparati, dicono, e i corsi di formazione costano. Un corso antiterrorismo per 12.000 poliziotti, che sono coloro i quali sviluppano l'attività di controllo del territorio, costa più o meno 6 milioni di euro. Noi provocatoriamente abbiamo scritto che la Camera dei Deputati spende ogni anno 7 milioni di euro per le pulizie di Montecitorio. È ovvio che Padova ha degli obiettivi sensibili. Il santo, le sinagoghe. In questa cartolina ci sono tutte le richieste al governo, dallo sblocco del turnover ai 251 uffici di polizia che rischiano la chiusura, la carenza degli ispettori e di sovrintendenti, e sono stati piacevolmente accolti dagli automobilisti. È veramente un'ingiustizia in pratica che siano ridotti a questi servizi precari.